To look is to look beyond obstacles and pain with hope to new horizons. Mary, Mother of Humanity. And he who sat on the throne said, "See, I am making all things new." And he added, "Write, for these words are certain and true." We have so many possibilities in everyday life. We can choose to spend our lives worried about what has happened in the past, about possible mistakes made, about missed choices. Or we can choose to look sideways, spending our lives looking for someone to tell us what to do, waiting for a word from others that confirms how important and loved we are. Again, we can choose to look downward, spending life not feeling up to the task, preferring not to take responsibility, not to run after our dreams. But what is the choice that Jesus himself made and proposes to us today? To look ahead. To live letting ourselves be challenged and provoked by what happens every day, learning to make everything at school, practicing the art of listening to our heart. The place where the Lord sows his word every day. And looking ahead, we should discover we are walking behind a teacher named Jesus who repeats to us, fixing on us his gaze full of love, "Come and follow me." Oggi è la grande solennità della Pentecoste. Siamo alla veglia della grande festa della Chiesa e Salesiana di Maria Ausiliatrice, la Madonna Ausiliatrice. È un momento bellissimo, prezioso, perché oggi prendiamo una forte coscienza di una realtà della nostra vita, come Dio nel suo spirito è presenza. Dio è presenza nel suo spirito nella storia della salvezza. È stato Dio nel suo spirito a volere l'incarnazione del suo amato figlio. E per questo la Madonna, quella giovane ragazza di Nazareth, è stata la mamma di Gesù, il figlio di Dio. E noi siamo i suoi figli. Mamma, ecco qui il tuo figlio. È Dio stesso che nel suo spirito ha voluto farci a tutti noi figli nel figlio amato. Che realtà preziosa, profonda e bellissima alla fine di questa novena. Un invito molto particolare per oggi e per sempre è questo. Anche, come ho detto il primo giorno, nelle difficoltà, anche in tutta la storia della vita di ciascuno, ciascuna di noi, l'invito di lasciare a Dio essere Dio nella nostra vita. Lasciare a Dio che nel suo spirito possa continuare a accompagnarci, a vivere con noi, in mezzo a noi, a lavorare nella realtà del tutto nostro essere. Lasciare allo Spirito Santo di Dio fare le sue preziose cose in noi. È stato così con la Madonna, deve essere così per noi. On the 21st of September 1880, while the persecution against religious orders and congregations was advancing in France, Don Bosco wrote to Father Bologna, director in Marseille. "Fear not. You will have trouble, annoyance, disturbances, but they will not drive you away." Why such confidence? On the feast day of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, he had a dream. "I saw the Blessed Virgin in front of me, just as she's on the dome of Mary Help of Christians. She had a large mantle that spread around her, and underneath, our French houses. Our Lady looked at them with a smiling eye.
However, a great earthquake occurred with lightning, hail, horrible monsters, rifles and cannon fire directed against our people under the mantle of Mary. But they harmed no one. All the shots went to blunt in the mantle of our powerful defender. The Blessed Virgin, in a sea of light, with a radiant face and a smile of paradise, exclaimed many times, Ego diligentes me diligo. I love whoever loves me. Little by little, all storms ceased and none of our houses fell victim to them. Mi chiamo Arber, ho 28 anni e sono un ragazzo di origine albanese. Nel gennaio del 1998 la mia famiglia decise di partire verso l'Italia per migliorare le proprie e le nostre condizioni economiche e sociali che al tempo erano molto complicate. Queste difficoltà portarono loro a rivolgersi a trafficanti che in 448 organizzarono il viaggio. Questo viaggio che io definisco della speranza era però intriso anche di molta disperazione, perché a guardare bene lo sguardo delle persone, queste erano mosse dalla disperazione di cercare appunto nuove mete e nuovi orizzonti. Una volta arrivati in Italia, la struttura di accoglienza che trovammo fu una baracca. Questa baracca, che prima del nostro arrivo era un allevamento di polli, ci accolse per 3 anni. E diciamo che riuscimmo poi a trovare casa anche in affitto subito dopo. Le maggiori difficoltà a cui andammo incontro in questo periodo furono proprio legate al processo di integrazione. Integrazione che, detta in una parola, sembra essere una priva di significato, ma che, se vissuta sulla propria pelle, nasconde termini come paura, pregiudizio, disuguaglianza e tanta tanta fatica, ma nasconde anche tanta preghiera, che io nella mia vita ho avuto, ho fatto avendo fede in Gesù e specialmente avendo come punto di riferimento e come preghiera l'azione, la perseveranza, la determinazione verso i miei obiettivi, che consistevano anche nel migliorare me stesso, migliorare la mia vita. La mia preghiera era anche volta soprattutto a dare a tutti coloro ciò che a me è mancato e tutto ciò che ho ricevuto. Piano piano è cresciuta in me una figura professionale che mi ha portato a laurearmi appunto anche in scienze dell'educazione. Sono diventato nel frattempo un educatore e svolgo questa mansione in un centro di accoglienza, una casa famiglia per minori stranieri non accompagnati, e do assistenza appunto a persone come me che hanno attraversato il mare. O Mary, powerful Virgin, you great illustrious garrison of the Church, you the marvelous help of Christians, you terrible as an army arrayed in battle. You alone have destroyed every heresy throughout the world. You in distress, in strife, in hardship. Defend us from the enemy, and at the hour of death, receive our soul in paradise. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae. Spes nostra sana.